Salve ragazzi, parliamo di Motorbike Expo 2024. Niente, non ho fatto nessun video importante. Sono andato in fiera più che altro per trovare gli amici, amici del Motoclub Tenere Italia, altri amici, sono stato a Mitas, ho visitato anche a Giuliano Tonencini, grande amico, saluto. Per cui il video che presenterò più che altro sono i piccoli ritagli che ho pubblicato nei vari social e basta, ecco, scusatemi. Questo sarà il mio video di questa settimana. Alla prossima e al prossimo video. Ciao, al mio garage. Buongiorno ragazzi, sono le 6 del mattino circa, il 20 gennaio, e direzione Motorbike Expo Verona. Vi aspetto a Pali 26, visitando Yamaha, Motoclub Tenere Italia. A presto. Ragazzi, siamo arrivati al Motorbike Expo. Un po' in ritardo, adesso andiamo a parlare con Ale 6% e Mita, siamo allo stand Mita, dopo torno noi allo stand della Tenere Italia. Ragazzi, tornati al padiglione 6, dopo essere stati con Ale 6% e Roberto Bonet di Mitas, che non ho pubblicato niente, solamente una foto con Ale. Torniamo a Yamaha, ufficiale Yamaha, Lezzo della Italia. Eccoli qua, livello ufficiale Yamaha, dove abbiamo la moto campionessa per la più bella del Motorbike Expo. Del Lollo? Questo è il mio bimbo. Tutti amici del Club Tenere, nuovi. Sì, me l'ha detto infatti, grazie. Vecchi amici, ciao. Ecco Genu, ciao. È il presidente del Club Tenere Italia, saluta, ciao, anche a lui, lui. Tocca sempre riprendere, fai delle uscite, cioè. Il Tenere 700 non ha bisogno della PS, come fai a fare? Tu devi unire, non dividere, no, i Tenere sono tutti uguali, che abbiano la PS, non abbiano la PS. Posso avere tutte le lettere che hai, sempre un Tenere. Non faccio fare questa, perché dopo io mi tocca scrivere, no, obbligato. E qui abbiamo il segretario. Eccolo, salve. Ci stiamo parlando? Ancora non ne sei in diretta. Ah vabbè, allora ciao e faccio tutto. Il prossimo video. Ragazzi, ci troviamo nello stand climb e a chi veniamo a trovare qua e a interrompere? Lo devo ancora andare a prendere perché il ragazzo ha... Faccio finta di nulla perché purtroppo scortese mi interrompono, specialmente quando mi conoscono molto bene. Siamo dietro di me, c'è Jonathan Nencini, grande viaggiatore e anche organizza tante belle cose. Il pick, la scelta per quanto riguarda due ruote, una Yamaha XTZ Super Tenere di Valia Stefano, Valia Stefano, eccolo qua. Eccoli qua, gli amici, un applauso al vincitore, che fortunato prima, ciao, benvenuto, che piccoli sti cartonizzatori, benvenuto, Marco, Valla, allora mi hanno scritto, Marco, il motivo del Valla premio, Stefano Valla, allora noi siamo tanto fan delle Max Enduro, loro hanno preparato questa moto completamente da gara, motore, ciclistica, ma fuori l'hanno tenuta da parata praticamente, perché ormai è fuori, non fuori uso, ma non corre più, ci è piaciuto per come è rimasta pulita nel complesso. Perfetto, complimenti, contento? La moto la possiamo vedere, esatto. Dove? Lo stand Yamaha, padiglione 6, giusto? Del Club Tenere Italia. Perfetto, dopo vengo a rompervi le scatole anch'io, Perfetto, foto ragazzi. Foto di rito naturalmente, ecco qua. Motorbike Expo, siamo qua con Luca Gemelli, il patron del team Twins Bike che ha appena corso l'Africa Eco Race con due piloti, Alessandro Ruoso e Angelo Tazzari. Ruoso l'ultima tappa ha avuto un problema tecnico, non è riuscito a partire, ma Angelo Tazzari ha fatto tutte le tappe nonostante un problema di una fratturina alla mano. Come andate invece voi come team a vivere questa esperienza?
riguarda Dansana, un'esperienza incredibile, veramente molto tosta. Abbiamo avuto modo di conoscere questi ragazzi veramente a contatto 24 ore su 24, uno spirito incredibile. Arrivare in fondo con tutti gli acciacchi, devo dire che sono dei Superman. Mi è piaciuto un sacco e avrò piacere di condividere con voi anche l'italiano Motorelli magari durante le assistenze questa esperienza incredibile. Perché sarai presente sui campi delle giornate del campionato con la tua struttura. Assolutamente. E piloti che avranno bisogno possono chiedere di essere assistiti. Esatto, la stessa identica struttura che è stata portata alle Corenza sarà a disposizione di tutti i piloti TNR 700 per dare assistenza tecnica e qualsiasi tipo di assistenza. Noi onestamente siamo anche persone con le quali condividere due parole e non solo a livello tecnico. Bene, grazie Luca, ci vediamo sui campi di gara. Grazie a voi, ci vediamo del 2024. Ecco, siamo al Motobike Expo, nello stand Yamaha, abbiamo qui un pilota Yamaha che ha corso con il team Twins Bike all'Africa Eco Race. Guoso ha fatto tutte le sue gare, l'ultima tappa non è riuscito a farlo perché ha avuto un problema nel salto di una duna e il giorno dopo ha avuto dei problemi tecnici, ma l'abbiamo visto correre nelle prime posizioni su una gara che è stata con un ritmo altissimo. Raccontaci com'è andata. Sì, siamo partiti, purtroppo qualche piccola noia, ma che in queste gare lunghe insomma ci stanno. Diciamo che questa gara qua la sfortuna non ci ha lasciati stare per tutta la gara, però siamo riusciti lo stesso con il team a sopperire sempre alle piccole vicissitudini. Siamo stati comunque sempre, quando tutto funzionava, eravamo a ridosso dei primi, degli ufficiali, quindi è stata un'esperienza insomma ottima da quel punto di vista. Moto bene, team bene, adesso vedremo per i programmi della prossima stagione. Quindi prossima stagione devi ancora vedere, non puoi anticiparci cosa farai? Adesso guarda, ci stiamo sedendo proprio al tavolino qui, sicuramente insomma saremo sempre con il T7. Stiamo vedendo come distribuire un po' il calendario, perché queste gare qua sono impegnative, è uno sforzo molto grosso sia per il team che per gli sponsor, quindi stiamo facendo un programma un po' ampliato quest'anno. Va bene, allora aspetteremo le tue prossime gare. Ciao Alessandro. Ciao.